prima di dirvi che video andrò a fare, sì, cambio di postazione perché mi vedevate sempre là in cucina, poi adesso dopo vi spiego il perché cambio di postazione. E adesso qui sono in sala. E, no, volevo aprire una piccola parentesi. Come avete visto, io per 2 giorni non ho messo nessun video perché non ho fatto nessun video. Col fatto che prima mio figlio andava a scuola, eccetera, eccetera, quindi la mattina sai, ti alzi presto, eccetera, eccetera, dico tanto la mattina che faccio a casa, oltre giocando con i giochi di Facebook o trovando lavoro, eccetera, dico. Mi metto a fare un video, no? E quindi li facevo tutti i santi giorni, tutte le mattine. Adesso vedete ho diminuito perché ho fatto che mio figlio comunque adesso gli è finita la scuola, eccetera, eccetera. Quindi la mattina poi, sì, la mattina, scusate, la sera usciamo, andiamo in piazza, ci cioè sono gli amici, ti diverti, chiacchieri, fai e torni a casa che è mezzanotte, mezzanotte e mezza, anche quasi l'una. E quindi ovviamente la mattina mi alzo tardi, tipo quando è 11 e mezzogiorno, sì, 11 e mezzogiorno, scusate, le 11 e mezza, Quando ti mezzogiorno, sarà eccetera, cascato il eccetera, cappello. letto come sempre ormai. E allora vi stavo dicendo, quindi se mi alzo alle 11, 11 e mezza, mezzogiorno e mezza, eccetera, eccetera, ovviamente sono ancora rincoglionita, non ce la faccio a fare i video, poi si alza mia madre e alla fine i video non li, io non li faccio più. E quindi dico, oggi mi sono fatta forza, dico dai, facciamo un video. Quindi volevo dire praticamente che se non vedete che carico video tutti i santi giorni come prima, è per questo motivo qua. Quindi se vedete che carico un video a settimana, 2 settimane, è per questo motivo, insomma, ecco, perché ci alziamo tardi, eccetera, eccetera. Del fatto del cambio postazione, perché questo qui è un video che sono 100 domande challenge. Non lo sono andata a scrivere nel quaderno perché se no a tutto punto mi veniva crampa la mano a scrivere 100 domande. Non ce la facevo, allora ho il computer proprio qua, il PC davanti a me, quello portatile, e ho le domande qua. E quindi mi sono messa qui in sala, comodatamente. Niente, cominciamo subito. Cerco di essere più veloce più possibile a rispondere alle domande perché sono 100 e quindi sono parecchie. Anche se in passato l'avevo fatto 100 domande, però solo per conoscersi meglio, oppure le 100 domande che nessuno osa fare, non mi ricordo qual era del video. Comunque, delle 100 domande l'avevo fatto, era per conoscermi meglio se non erro. Però questo qui è diverso, è 100 domande challenge, quindi cerco di velocizzarmi il più possibile a rispondere alle domande. Cominciamo subito. Hai mai rotto qualcosa in casa? Sì. Hai mai fatto il bagno con onde molto alte? No. Sei mai caduto dalle scale? No. Sport preferito? Pallavolo, che avevo iniziato, ho fatto 2 anni dopo ho lasciato perdere. Piatto preferito? Pizza, patatine fritte, anche la pasta. E animale preferito? Lupo. Canzone preferita? Per il momento Despacito, e anche su Beme la radio, quella. Fiaba preferita, penso la bella e la bestia, beh, Dio, c'è anche la sirenetta, so, la sirenetta, la bella e la bestia, tutte, delle Disney tutti mi piacciono, però la mia preferita non lo so dire, tra bella e la bestia e la sirenetta, dai, tutte e due, famo le mie più preferite. Creepypasta preferita, scusate l'ignoranza, non so cos'è la creepypasta, non l'ho mai sentita. Casomai sotto nei commenti scrivetemi cos'è la creepypasta, se qualcuno di voi lo sa. Hai mai pianto in pubblico? Sì, però sempre cercando di nascondermi. Hai mai cantato o ballato in pubblico? Sì. Sei fidanzata? Sì. Se sì, da quanto? 4 anni. Se no, sei innamorato? No, perché comunque. Che qui dice se non sei fidanzato, sei innamorato? No, perché sono fidanzata, quindi sono anche innamorata. Comunque, vabbè. Sai giocare a calcio? Pochino. E a basket? No, a zero. Il nome del tuo migliore amico? Elisabetta. E della tua, ah beh, il maschio del tuo migliore amico, non ce l'ho, migliore amico maschio, scusate, devo andando veloce mi intreccio, c'è mio figlio che ride. E della tua migliore amica Elisabetta, ti piace la matematica? No. Stazione radio che ascolti di più? Nessuna. Hai mai fatto uno spacchettamento? Sì, di passioni unghie. Che classe fai? Niente, che la scuola non ce l'ho più da una vita. Che lavoro fai? Vorresti fare? Io per adesso faccio le unghie, la ricostruzione unghie a casa. Il lavoro che vorrei fare è lavorare in un centro estetico oppure ecco, anche sotto a parrucchiere, ma se trova niente, se no in fabbrica, l'unica roba. Aspettate, sbrigata, aspettate. Che misura, no, di che misura sono le tue scarpe? 38-39, dipende come calza la scarpa. E di che colore nere, sempre. Hai mai risposto ad altre 100 domande? Sì. Il tuo sogno più recente non me lo ricordo. Il tuo sogno più strano non me lo ricordo. Il tuo peggior incubo. No, non me lo ricordo, manco quello. Il nome del tuo primo animale domestico, Sheila. E quello del tuo ultimo, Lady, che ho attualmente. La più grande cazzata che hai fatto. Oddio, ragazzi, devo prendere la sprovvista, non lo so. Che cazzo è che.
Io dei cazzate, guardi, sono una, proprio una ragazza calma, calmissima, non è che vado a fare la scema in giro, le cavolate, eccetera. Quindi, sinceramente, a te non boh, non mi pare Niente, di averla scusate, fatta. sono Un cavalletto cazzata. che mi casca ogni volta. Allora, delle cazzate che hai fatto, ok. Quante volte hai fatto after? Niente, manco una, manco mi piace, non gliela farei mai. Con chi? Con nessuno, perché non l'ho fatto. Ginnastica ritmica, artistica, nessuna delle due, perché mi spezzo in due proprio. Calcio, calcetto, è meglio calcio. McDonald's, Burger King. Guarda, i Burger King non ci sono andata mai fino adesso, quindi dico McDonald's. La miglior frase che tu abbia mai sentito? Posso dire un motto che è vero comunque: il lupo perde il pelo ma non il vizio, solo quella. Diresti la prima cosa che ti viene in mente? Può darsi, non so, fino adesso non mi è mai capitato. Gusto di gelato preferito? Tutta cioccolata, tutta roba di cioccolata, tipo bacio, Nutella, tiramisù, roba. Anche stracciatella buona. Gusto di pizza preferito? La bufalina. Pioggia o neve? Nessuna delle due. Iolo? Non lo so, ragazzi, c'è scritto Iolo in grande, non lo so cosa vuol dire, quindi ditemi anche sotto i commenti cos'è sto Iolo, la Y O L O. Hai mai dormito con un ragazzo o ragazza? Ho dormito sia con la mia migliore amica, con un ragazzo, sì, ragazzo mio. Hai mai comprato degli ambulanti? Sì. Che squadra tifi? Juventus. Il primo videogioco a cui hai giocato è stato quelli della PlayStation 1, Spyro, Crash, questi giochi qua. Il primo canale YouTube a cui ti sei iscritto, vabbè, quello della mia, quello dell'amica mia, Dark Lady Bijou. Il tuo canale preferito, ce n'è tanti ragazze, non lo so dire, ma ce n'è tantissimi. I perché mi piacciono veramente tanto. Il primo soprannome che hai dato a un tuo amico? Vabbè, Elisabetta, non è il soprannome, ma Betta, diminutivo, insomma, spezzato, sono stati tutti il nome Isabetta, Betta. E a una tua amica? Ah, beh, qui dice sempre maschio o femmina, non mi ricordo, ragazzi. Gli amici no, maschi nessuno. A una tua amica, Elisabetta, ecco Betta, vabbè, se si può dire soprannome. Il primo soprannome che ti hanno dato? Mi pare coniglio, a me mi hanno chiamato perché mangiavo sempre l'insalata, ero un periodo sempre che mangiavo l'insalata, quindi mi chiamavano il coniglio, sei un coniglio. Mamma o papaco? Ah, beh, che preferisco, no, tutti e due. Nonno, nonna, solo nonna perché nonno l'ho conosciuto che ero piccolina, c'ho 4 anni così, poi è morto, quindi niente. Amicizia, amore, tutte e due. Telefono, Skype, telefono. Mare o montagna, montagna. Banconota da 5 euro, 5 monetine da 1 euro. Beh, no, banconota da 5 euro. Estate, inverno, estate. Ti sei mai ubriacato? No. Brilla, sì, ma ubriacata proprio no. Hai uno yacht? No, magari. A storia non stavo qui a fare video, se c'avevo lo yacht. Credi nelle creepypasta? Non so cos'è, vi ripeto, scrivetemelo voi sotto nei commenti. Scusate l'ignoranza, ma non so proprio qua. Ti è piaciuta la Divina Commedia? Sì, è bella. Hai mai fatto bungee jumping? No, non saprei nemmeno cosa ci avrei coraggio di farlo. Ti piace viaggiare di notte? Sì. E sotto la pioggia? No. Cosa fai quando ti annoi? Faccio nell'arte, l'unica roba, pure gioco come violo. Sei mai stato a Mirabilandia? Sì, 2 volte. E a Gardaland? No, ci dovremmo andare, speriamo. Raptor o Blue Tornado? Nessuno di due. High Speed o Catoon? Nessuno di due. Manga o anime? No, mi piace più manga. Beh, no, anche anime è bello. Tutte e due, dai, famo. Aiuto, mi sono persa. Ah, pranzo o cena? Ma è differente, quindi tutte e due. Apple, Android, Android. Hai mai mangiato cibi esotici? Mi pare di no. Sei mai stata all'Expo? No. Sei mai stato all'estero? No. Conosci Zeb89? No, mi pare di no. L'ho sentito, no? Mi pare. Sai che mancano 20 domande? Sì, perché siamo arrivati all'80esima domanda. X Factor o The Voice? Nessuno dei due. Colorado, Zelig, forse Zelig. L'eredità o reazione a catena? Tutte e due, Caruccio, tutte e due. Però Siamo mi a piace tre, più l'eredità. credo. Guarda quanto sta che lo butto fuori dalla finestra, guarda. Manca poco. Allora, Carlo Conti o Gerry Scotti? Gerry Scotti a vita. Facebook o Twitter? Facebook. Anche perché Twitter non mi piace, non ce l'ho fatti. TV o YouTube? YouTube. Perché la TV la guardo veramente poca. Che c'è scritto? Ah, beh, libri cartacei o digitale? Boh. Tutte e due fa. Illuminati Confirmed? Non so cos'è, ragazzi. Illuminati Confirmed? Boh, non lo so. Scusate l'ignoranza ancora che vedo di colazione o merenda? No, colazione. Gelato o ghiacciolo? Gelato. Fumi? Sì, purtroppo. Hai mai bevuto superalcolici?
super, super, sì, alcol, sì, l'ho bevuti. Beh, Gillemo, ti droghi? No. Diresti like al video, sì. Milano, Roma, Roma. Qui c'è scritto EA7 Milano, Banco di Sardegna, Sassari. A me piace Sardegna, dico Sardegna. Banks o Mike Green, non so cos'è, ne saranno delle banche, non lo so. Rock o rap, rap. Fedez o Emiskilla, Emiskilla, Fedez non supporto. Ti sei divertito a rispondere sì. Ce l'ho fatta, c'ho mal di gola, mi è venuto, non ce la faccio più. Niente ragazzi, questo qui il video è finito. Spero che ci avete capito qualcosa, anche perché già io parlo abbastanza veloce già di mio. Quindi non so manco se mi riuscite a capire. In più devo fare questa 100 domande challenge proprio velocizzata. E spero che ce l'ho fatta, e sperando che il video non è durato tantissimo. Almeno sperando di essere arrivati 5 minuti, ma mi sa che l'ho superati, non lo so, non lo so, non l'ho visto, non lo so. Anche perché sto cacchio del cavalletto mi cade giù 20.000 volte, comunque. E niente, spero che questo video delle 100 domande challenge vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, sporicciate questo video sotto nei commenti. Non so, fatemi sapere se, come posso dire, se apprezzate con me su alcune domande, insomma, ecco. Mi raccomando, ditemi cos'è sta creepypasta che non ho capita. Va bene. Ok? E niente, io vi saluto, vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!